Un piacevole repertorio ha deliziato gli spettatori che hanno assistito al concerto di fine estate del Corpo Bandistico di Tarsogno e per l'occasione si è registrato anche il debutto di due nuovi giovanissimi componenti. Ha spaziato tra la musica popolare e quella moderna, senza tralasciare l'esecuzione di alcune arie verdiane per celebrare degnamente il bicentenario della nascita del Cigno di Busseto, il repertorio proposto dal Corpo Bandistico di Tarsogno in occasione del concerto di fine estate svoltosi presso la struttura civica polivalente che gli abitanti del luogo continuano a chiamare con il vecchio nome di Cinema Ducale. Un sodalizio, quello dei musicisti tarsognini, che vanta oltre un secolo di vita e che è composto attualmente da una quarantina di elementi, un numero ragguardevole se viene considerato percentualmente sul totale degli abitanti del paese. Un numero che viene mantenuto grazie sia alla perseveranza dei componenti più anziani, sia all'inserimento di nuove leve. Due nuovi allievi, Aurora Pardini di 12 anni e Rocco Cardinali di 10, hanno debuttato proprio in occasione di questa manifestazione molto sentita dal Corpo Bandistico Tarsognino. Questa ormai è una tradizione che si ripete da anni, che facciamo il nostro concerto, è quello che ci, non è che chiude la stagione, ma è quello che ci dà più risultati di tutto il lavoro che viene fatto durante l'anno. Questo è il nostro concerto in casa nostra, è molto bello, la gente ci viene sempre volentieri, il cinema era pieno anche stasera, è tutto bello questo. Noi continuiamo, noi ci mettiamo tutto il nostro impegno, siamo tutti dilettanti, ci divertiamo e forse diamo anche un bello spettacolo alla gente. Tarsogno la vuole la banda, perché c'è sempre stato tra anni vecchi, i nostri vecchi se ci vedessero sono contenti di vedere noi che abbiamo continuato le loro tradizioni. Previsione del tempo per domani, mercoledì 4 settembre. Cielo sereno o poco nuvoloso con temporanei annuvolamenti cumuliformi nel corso del pomeriggio. Temperature stazionarie con minime intorno ai 18 gradi e massime sino a 30. Venti deboli orientali. Prima di lasciarvi, i programmi della serata su RTA. Alle 20.45 il telefilm della serie Bax, alle 21.30 un documentario della serie Atlas e a seguire la replica del notiziario. Anche per questa sera è tutto con l'informazione locale di Radio Tele Appennino Parma. L'appuntamento è per domani, sempre alla solita ora. Buona serata a tutti!